Allora, il naporista fa 7 anni e quindi è doveroso fargli gli auguri. Io ritengo sempre valida la mia proposta che avevo fatto a Max qualche tempo fa di mettere sotto la testata la dicitura "Vi stiamo sulle palle da 7 anni". Tanti auguri, naporista. Mazza, veramente molto interessante, veramente interessantissima, Girici veramente bella. Buonasera, signor Ciuccio, come va? E come deve andare? Come va Girici? Tengo 90 anni, mi sono fatta vecchiarella. Però volevo salutare veramente e fare i complimenti al dottor Gallo perché sono 90 anni che sono sulla piazza, diciamo, e questa è veramente una bella rivista. Immagino, ho letto tutte cose, Mattino, Roma, Sport Sud, moltissime riviste, moltissime firme anche, ma così complete come da polizia, veramente, veramente non ci sta più. Però voglio dire una cosa. Signor Caldo, e voi qua parlate sempre di, che ne sacci, brand positioning, marketing, tutte queste cose qua. Ma voglio fare una domanda, io mi sono un po' preoccupato perché tengo quasi 90 anni e non vorrei proprio andare in pensione in maniera prematura, diciamo. Ma voi siete sicuri che ci sta ancora un po' di posto per me? No, io vi faccio un appello, signor Gallo, mettete una parola pure per me. Perché voglio dire, voi parlate di penetrazione, e noi ciucci, voglio dire, a livello. Vabbè, e comunque, voglio dire, ci sta ancora spazio per me, vicino a queste aquile reali, dragoni, tigri. Su chi la sanno fatto un androlone, la mia amica Zebretta, mo' è diventato un toro arrizzato. E io voglio dire, ma secondo voi ci stesse proprio male? Quando sono che la bella sigla della Champions League, vicino a tutti questi stemmi araldici, tutti questi nobili uomini, queste nobili donne inglese, francese, spagnolo, no bello ciucci e profila così. The Champions. Dite qualcosa voi, signor Gallo. Fate presente il mio caso. Non voglio andare in pensione. Ho ancora molto da dare. Ho ancora molte cose da dire. So se voi, ciucciariello. Vabbè. Arrivederci, fatemi tornare alla mia lettura qua. C'è una cosa interessante. Ecco qua, arrivederci. Il portiere caduto alla difesa, ultima vana contro terra cela, la faccia a non veder l'amara luce. Il compagno in ginocchio che l'induce con parole e con mano a rilevarsi, scopre piene di lacrime i suoi occhi. La folla unita e breve. C'ha rotto cazzo st'Umberto Sabba. Capitano mio capitano, auguri e forza Napoli sempre. Io quella sera a Testaccio c'ero e posso dire di essere stato testimone della nascita di un nuovo modo di fare giornalismo, di un nuovo sito internet, di un nuovo modo non di tifare Napoli, perché tifare Napoli è da tanti anni che è sempre la stessa cosa, ma di un nuovo modo di approcciarsi a Napoli. E allora ve lo racconto. Eravamo una sera, io, Fabrizio, Massimiliano, a Testaccio, a Roma, nel cuore della tifoseria giallorossa. Ed eravamo a casa di Massimiliano, in una casa dove non c'era Sky, dove le partite si seguivano alla vecchia maniera e dove si riusciva a parlare di Napoli e del Napoli in modo critico, ma in modo molto intelligente. E beh, da quella sera ne sono succedute di battaglie, si è andato avanti per tanti anni e questi sono i risultati. Auguri napolista, e 100, 1000, 10.000 di questi giorni e anche qualche scudetto in più.